clima caldo e parliamo anche di una tematica calda. Vi presento intanto i due ospiti, Christian e Zombie. Ciao ragazzi, adesso Ciao, mi introduco bene. buonasera. Vedevo già un bel commento, così per scaldarci, no? Che è in tema e tratteremo proprio questo. Tante cose interessanti che accadono nel mondo cripto e macro, ma no, la live sui criceti, ovviamente scherzando. E ha senso questa cosa, avrei pensato la stessa cosa. E andiamo anche a spiegare il perché in realtà è rilevante come fenomeno quello di cui parleremo oggi. E ho cercato di invitare due persone. Innanzitutto una persona che è quella che mi ha fatto scoprire il fenomeno, che è Christian, e un'altra persona che prendiamo come esperto di questa tipologia di fenomeni, in qualche modo, dai, ci hai passato un po' di tempo e quindi ci spieghi anche un po' di cose, anche perché oggi la cosa inconsueta è che faccio più domande io a voi che voi a me, che non mi capita spesso, perché comunque non ho passato il tempo che ci avete passato voi, quindi voglio anche capire delle cose, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. E prima di andare in tematica, voglio far vedere a tutti una cosa, giusto per far capire la rilevanza. Questo è il mio canale YouTube, penso che tutti lo conosciate, adesso siamo su Coinsquare, ma immagino un po' tutti l'avrete visto. Su questo video qua di Hamster Combat ho ricevuto un commento di una persona che scriveva: media visualizzazioni in questo periodo dei video di Tiziano, dai 5.000-6.000 visualizzazioni a video, fa un video su Hamster Combat e sui criceti, 15.000 visualizzazioni. Questo è un fatto, ragazzi, è la realtà dei fatti. Se vi scrollo un po', quando tratto tematiche un po' più serie, le visualizzazioni calano ancora di più. Questo non voglio dire che allora adesso facciamo sui criceti. La mia domanda: perché, Christian, perché Zombie sta avvenendo questo? Perché? Cosa vi ha attirato a voi? Iniziamo da qui. Cioè, perché se parte un video, se c'è un video su Hamster Combat o comunque c'è una cosa come Hamster Combat, si crea un gruppo italiano, tra l'altro c'è una community italiana su Telegram molto molto attiva in cui sono entrato anch'io. C'è tutto questo interesse se si parla del futuro, non so, del layer 2 su Ethereum, qualsiasi, non gliene frega niente a nessuno. Diciamo che il fenomeno nasce con Notcoin, non so se avete seguito. Nasce secondo me come gioco, scherzo, mettiamola così, dove io sono stato forse uno dei primi a entrare su Notcoin e ammetto di non averci creduto, come tantissimi non credevano che da fare il tap tap sullo schermo potesse farti guadagnare soldi, vedi, alla fine Infatti, di... la prima volta che me l'ha fatto vedere, me l'ha mandato, dice: guarda, questo è interessante, hanno una community impressionante di qua, di là, me l'hanno segnalata. Guarda, io apro sta cosa col criceto, cliccato, ma che sta roba? Io no, no, guarda che vedrai che andrà. E infatti adesso ne parlano un po' tutti, è diventata una roba impressionante. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che personalmente io, perché dov'è secondo me il gancio? Il gancio è che per andare avanti devi invitare persone. Questa è una componente molto importante di questi giochi a livello psicologico, perché tu, per poter andare avanti, sei costretta ad invitare. Le persone invitano altre persone e si allarga a macchia d'olio. Ma inviti persone che di criptovalute non ci capiscono niente, perché che cosa hanno davanti? Effettivamente loro davanti hanno un giochetto, che è anche simpatico, perché ti crea l'illusione di diventare ricco, tu vedi tutti quei numeri. Quindi alla fine pensi: oddio mio, se si convertiranno mai in soldi, io divento ricco. E questo, secondo me, è il gancio più importante di questi giochi. Poi ce ne sono tantissimi, ma questo ha spopolato in una maniera assurda. Ma quindi riassumendo, il fenomeno Notcoin, poi tra l'altro è stato anche molto grande perché c'è stato l'endorsement pubblico di Pavel Durov, che tra l'altro adesso ha fatto un endorsement pubblico proprio su Hamster Combat. Io ero a Dubai quando ha fatto questo annuncio. Durov, che è fondatore di Telegram, per chi non lo sapesse, ha praticamente fatto la sua riapparizione dopo 11 anni che non faceva uno speech pubblico a Dubai durante l'evento del token 2049 2049, e ha fatto l'annuncio dove Telegram si univa con USDT e avrebbe messo Tether all'interno del wallet. Però in quello stesso speech, quella stessa presentazione, c'è stata anche la presentazione di Notcoin, e lui stesso diceva: vedrete Not quello che farà, i numeri che farà, e da lì è esploso Not. Però parlando e collegando già in un ambiente cripto, c'era quella percezione che sarebbe arrivato un premio per chi faceva qualcosa. Su Hamster, quindi, mi state dicendo, visto che chi ha fatto Not e tutti quelli che hanno ricevuto qualcosa da Not hanno avuto un premio per averlo fatto, tutti quelli su Hamster si aspettano quindi una cosa del genere, un progresso di questo tipo. Però parliamo di milioni e milioni di persone. Io ho visto che adesso hanno superato i 150 milioni, poi so che non sono tutti reali, questo è chiaro, ma 150 milioni di utilizzatori, no? Tutti e 150 milioni, mi confermate che non sanno del mondo cripto?
perché, va bene, uno ti invita, ma perché poi rimani? Cioè, voi perché siete ancora lì? Voi per l'aspettativa o per qualche altro aspetto? Comunque di fare dei bei guadagni, perché sull'onda, sulla cresta dell'onda di Notcoin, non so come dirtelo. Allora, non mi immagino di guadagnare quanto ho guadagnato con Notcoin, perché era ancora gli inizi di questi tap to earn. Il primo in assoluto. Sì. Ah, io non sono d'accordo su questa cosa, perché sono troppi. Cioè, questo, ricordiamoci che stiamo sempre parlando di un airdrop. Quindi quando tu hai milioni e milioni di utenti, le monete sono quelle. Poi magari Tiziano, che comunque ha iniziato un progetto importante, lo sta mandando avanti, ci può rispondere meglio su come funzionano certi meccanismi. Ma se tu, faccio per dire, sparo numeri a caso, hai 100 milioni di monete e devi che le dedichi a fare l'airdrop, ma hai 500 milioni di utenti, perché qua stiamo parlando, Tiziano, su numeri impressionanti, su YouTube quanti 150 milioni? No, su YouTube come iscritti hanno superato i 32 milioni, una cosa del genere, ma comunque parliamo di numeri, perché fatti in un mese. Però hanno che usano l'app, sono 150 milioni. 150 milioni, sì. Poi, per carità, non saranno tutti utenti singoli, nel senso che poi c'è gente che magari c'ha 4-5 telefonini. Il team di Hamster parlava di 100 metriche per rendersi elegibile per l'airdrop. 100? Quindi, sì, 100 metriche. Io penso che i vari bot, i tap automatici, chi non invita amici, chi non fa le quest giornaliere, verrà tagliato fuori. Penso che sia giusto così. Ho visto video online di gente che hanno le farm, quindi scatoline con tutti i telefoni dentro che fanno queste attività. Io stesso ho commentato questa cosa come abbastanza stupida per certi versi, perché comunque sia è ovvio che filtreranno queste persone, cioè l'effort che stanno ponendo in questa attività, se posta in altre cose, frutterebbe molto meglio, è quello che voglio dire. Però al di là di questo, da come mi state rispondendo, l'idea è chiara, l'aspettativa dell'airdrop è il movente principale. Cioè voi state analizzando solo questo praticamente. No, ma c'è anche un aspetto psicologico, e su questo magari scendo un po' in campo io, che di psicologia ci capisco qualcosina, avendola studiata. C'è un gioco molto famoso, ci sono dei grandissimi locali, tipo degli hangar, dove dentro ci sono queste macchinette, come da noi potrebbero essere macchinette, no? che tu giochi i soldi, che ti danno i soldi, quelle delle carte, eccetera. E però lì ti danno delle palline, magari c'è Pacinco, eccolo. Pacinco. Grazie Max che sei giunto in mio soccorso, mi ero già imballato. Io non lo conosco proprio. C'è questo Pacinco, è un fenomeno incredibile, perché praticamente vinci dei premi con queste palline ma loro stanno proprio a ruota di brutto, cioè c'è gente che si gioca a casa con questo Pacinco, un po' come le nostre macchinette. E questo, diciamo, processo rientra un po' in quello che è questo gioco qua, cioè ti dà l'illusione di guadagnare. Quindi questa cosa qui è un motore molto forte, perché tu lì vedi dei numeri, i numeri noi li associamo a soldi psicologicamente. No, ma lì quindi è proprio gli dai un valore. C'è la monetina, c'è il dollaro, è esplicito, sono soldi. Ma infatti io ho riassunto il fenomeno con tre caratteristiche principali. Il primo è la semplicità, e lo avete già detto, in un attimo sei dentro. Cioè tu sei in una chat, clicchi il bot e parte, già stai tappando, passa meno di un secondo. Quindi immediatezza, immediato proprio. Ed è una cosa che nel mondo, nel settore cripto, forse è la cosa numero uno che manca, perché è difficilissimo arrivare ad operare, no? Devi avere il wallet, devi stare attento, devi studiare tanto. Invece lì è immediato, ma difatti ancora tuttora, lo voglio ribadire a chi ascoltasse, Hamster Combat di cripto non ha nulla, non c'è una blockchain, non c'è, cioè, niente. La cosa, lo step avanzato che hanno fatto è collegare il wallet Telegram alla mini app. Basta, di cripto c'è solo questo al momento. Secondo punto... E c'è un interesse, da una delle persone più potenti del mondo, che è proprietario di Telegram. Certo. Anche perché lui ha fatto il wallet, quindi si collega non solo a questo, ma a tanti altri. E quindi c'è un interesse sicuramente. Certo. Ma 150 milioni di utenti, ripeto, bot o no, perché sappiamo che ormai il mondo è fatto di bot. Io stimo che siano reali un quinto di questi, una media così, messa così a caso, quindi un 30 milioni, facciamo, sono utenti, di qualsiasi tipo... 30 milioni sono tanti, attirano l'attenzione di un wallet, attirano l'attenzione di exchange, difatti faranno per me la fila per listare questa moneta, faranno la fila i vari exchange più grandi, questo lo posso prevedere facilmente. Ma il secondo punto è quello che hai detto tu, la dopamina,
la traduzione è dopamina, cioè quello che vedi nel cliccare e vedere che i soldi aumentano è lo stimolo estremo della dopamina, cioè noi già siamo appagati dal like, figurati se vedi proprio i soldi che aumentano quando fai un'azione o quando inviti qualcuno, cioè è il massimo di quella cosa. E poi c'è il terzo aspetto di cui avete parlato prima, l'aspettativa. Quindi l'aspettativa che quello si converta in un premio. E quella magari è la fase che entra dopo, no? Però inizialmente funzionano le prime due e poi scatta la terza. Io riassumerei in queste tre cose, bene o male. Per chi ci stesse ascoltando, magari non sa di che stiamo parlando, no? Sembra che stiamo parlando di un giochino. Il fatto che la mia attenzione è stata attirata quando io mi sono fatto la domanda, ma qual è il business model? Cioè, come guadagnano? Perché va bene, ok, attiri tante persone, ma dov'è il guadagno? Lo scopriremo. No, il guadagno in realtà lo stanno già facendo concretamente, a parte la moneta. È la punta dell'iceberg. Probabilmente, però già è un qualcosa di concreto sin da subito, mentre invece tanti altri, faccio il paragone con le meme coin, che è un grande altro trend. La meme coin, ad oggi ne escono migliaia, se funzioni perché ti diffondi come meme, allora farai successo e probabilmente le persone che comprano la tua moneta ti daranno possibilità di uscita, cioè creeranno liquidità per te per uscire, per te che l'hai creata. E è l'unica prospettiva di far soldi. In questo contesto è geniale, perché in realtà loro quello sarebbe lo step successivo, ma i soldi li stanno facendo quotidianamente, perché i numeri li fanno quelli veri su YouTube. Su YouTube, con 30 milioni e più di iscritti sul canale e circa 250 mila dollari di ads al giorno, di revenue, di guadagni che fanno ogni giorno, si sono una macchina da guerra. Stanno incassando, appunto, in una settimana hanno fatto... In realtà nelle prime settimane hanno fatto circa 5 milioni, ma aumentano ogni settimana. E con questi già stanno a cavallo, perché in realtà l'effort di fare una cosa del genere, sì, ci sarà sicuramente un supporto per sostenere tutte queste persone, perché sono tante. Quindi immaginate, milioni di persone collegate a un server creano problemi. Però infatti la domanda che mi facevo anch'io, magari tu la sai la risposta, è come hanno fatto arrivare a tanto. Perché non stiamo parlando, sai, dietro c'è sta Binance, cioè, non lo so, un nome importante, no? Questi chi sono? Cioè, come hanno fatto arrivare ad essere i numeri uno? Perché parliamoci chiaro, a livelli di contatti, oggi, come realtà di criptovalute, sono i numeri uno. Cioè, io non credo che esiste, poi Tiziano, magari tu lo sai, che esiste un'altra realtà da crypto.com, a Binance, a qualsiasi altra cosa del mondo cripto che ha tutti questi contatti utili. Cioè, allora, come ho detto, al momento questa cosa sta per diventare un ponte col mondo cripto, ma non è il mondo cripto. Se devo pensare a un'azienda privata numero uno nel mondo cripto, io penso a Tether, che emette e stampa denaro praticamente, in qualche modo, no? Quindi USDT è la società cripto più capitalizzata al mondo. Lì parliamo di un capitale di 110 miliardi, quindi 5 milioni che fa Hamster Combat sono veramente un gioco senza senso in confronto. Ma il potenziale, come dici tu, di utenza che stanno attirando, che ancora non è nel mondo cripto, è un potenziale enorme. Difatti Durov parlava proprio di questo, diceva: attenzione, perché questo fenomeno, 150 milioni di persone, e lui stesso diceva, ok, non sono tutte reali, però sono un onboarding potenziale nel mondo cripto di milioni e milioni e milioni e milioni di persone. Perché tanti di questi probabilmente neanche hanno mai usato cripto, capito? Perché io dico non c'entra niente con le cripto, perché al momento, in questo applicativo, tu non devi fare niente, non devi mica usare Ether, Bitcoin o altre cose. Non devi fare niente, non devi neanche avere un wallet. Poi certo, se vuoi l'airdrop, il wallet su Telegram te lo devi fare. È l'unico requisito al momento, giusto? È un potenziale onboarding che quando loro annunceranno, e mi sembra che l'annuncio potrebbe arrivare a luglio, proprio questo mese, del TGE, cioè della creazione del token effettivamente sulla rete, potrebbero in qualche modo far diventare degli holder crypto milioni di persone che prima non lo erano. Questo è il mio punto, solo questo sto dicendo in questo momento. Ma entrerà in top 20, queste cose qui, ragazzi... È inutile che speculiamo su questa cosa, se volete poi nelle chat vi divertite su questo, ma è parlare del nulla, perché non si sa che prezzo daranno, non si sa che tipo di acquisto ci sarà, non si sa che distribuzione ci sarà, non mi piace parlare del nulla. Ma voi, dopo che verrà distribuito il token, cosa vi immaginate possa succedere poi nel gioco? Perché loro avranno tutta l'intenzione di trattenere le persone all'interno. Io lo vedo molto come una lama a doppio taglio, però. Beh, certo. Penso che debbano fare le cose fatte veramente bene, che non debba essere il solito play to earn, dove chi arriva prima guadagna, chi arriva dopo fregato. Quindi se vogliono creare la nuova moda, non dovranno assolutamente seguire
i soliti schemi piramidali dati dai play to earn. Io quando ho fatto il video di Hamster, che è il fenomeno per far capire quello che sta succedendo, e tra l'altro perché mi sento tranquillo a parlare di Hamster, perché non sto parlando di investimenti, non c'è niente da comprare, non c'è niente da spendere, è un fenomeno di massa. Non sto parlando neanche di una moneta, non c'è niente. Qualsiasi altra cosa che nominiamo che coinvolge o involve un pagamento, ecco, stiamo attenti, già un primo campanello d'allarme, perché da adesso in poi di copie di Hamster ne usciranno a migliaia, ma non a centinaia, migliaia, ne usciranno a bizzeffe, e ognuno ha quella che è meglio, ma questa non è una cosa nuova nel settore. Quando è uscita la prima meme coin, che fu Doge, non se la filò a nessuno perché Doge era uno scherzo, ma è sopravvissuta. Quando è ritornata in auge con Elon Musk, sono partiti Shiba Inu, sono partiti i Pepe, e adesso non saprei neanche più contarvi quante meme coin ci sono e quante migliaia ne escono ogni giorno. Quello che succede anche, però... Anche perché è molto semplice farne una. C'era un mio amico che faceva una al giorno, buttava lì, che poi sì. se andava bene, e truffava praticamente tutti quanti, perché erano delle coin che non avevano... nessun valore, ma è normale, cioè non sono coin, attenzione, sono token, nati token, certo. senza nessun tipo di scopo, con la speranza che qualcuno li compri, è semplicemente questo. Questa è un'idea nuova, ma allo stesso tempo è talmente facile copiarla, perché già vi dico, se andate su Fever, trovate un indiano che per pochi soldi ve la fa uguale. Ve la fa uguale. Quindi non è... E metti in moto il meccanismo, perché esatto. Se tu fai una cosa accattivante, questo è proprio... Per chi, per i malintenzionati, è una roba mostruosa. È pazzesca, però le prime copie funzionano sempre, quindi le prime probabilmente funzionano, e già io sono stato invaso di commenti, occhio, però parla anche di questa, perché questa è la prossima Hamster, ragazzi, uscite da questo loop subito, perché è ovvio che arriveranno tante copie e voi vi sentite in ritardo, come quelli che sono entrati su Hamster si sono sentiti in ritardo su Knot. Adesso vi sentirete in ritardo su Hamster e cercate la prossima, e la prossima, e la prossima. Si va a diluire tutta la liquidità, e più si va avanti e più non riceverete nulla, non c'è guadagno. Quindi se vi piace il gioco, giocateci, ma non ci mettete una lira. Quindi anche l'esempio di Christian nel mettere in qualche soldo, in qualcosa, è il primo campanello d'allarme. È vero che loro non ti stanno ancora oggi chiedendo soldi. È però importante. Non c'è... ho capito. Però una cosa così importante avrebbe bisogno anche dietro di una struttura, cioè di far vedere che dietro c'è la ciccia. Cioè, se vai sul sito, il sito è una robetta... Non ci sono nomi, servono... non ci sono SEO, non c'è niente. Cioè, ma il sito non serve a niente, capito? Ad oggi la gente non entra, il sito potrebbe non conoscerlo per niente. Per rispondere alla domanda... Lì la cosa principale è che non ti stanno chiedendo soldi, perché c'è bisogno di creare legittimità in quello che si fa quando si stanno chiedendo soldi, no? Quando c'è... Però stanno chiedendo il tuo tempo, eh? Assolutamente sì, ma il tuo tempo te lo chiede in questo momento anche TikTok, YouTube, Instagram, è una tua scelta. E stanno competendo, infatti, qua voglio essere chiaro, non con la meme coin. Non stanno competendo con la meme coin, loro stanno competendo con TikTok. Voglio essere chiarissimo, perché tu stai dedicando il tempo che non dai allo scrolling di qualche chiappa su internet a un giochino che magari ti dà dopamina in modo diverso, ma ti dà dopamina. Attenzione, poi, ripeto, poi subentra l'aspettativa. Ma ad oggi non c'è niente di concreto a livello di tangibile di denaro. Di non ti chiedono soldi e indirettamente ti promettono di poterne guadagnare, quindi penso che sia un mix abbastanza forte. Per me accendi l'attenzione, se capisco il modello di business è geniale, tu sei sostenibile senza chiedermi soldi. La risposta semplice è diffidare sempre da promesse di ritorni facili, non esistono. Se sei intelligente e soprattutto non ti fai prendere la mano, riesci a distaccarti, insomma, dalla frenesia, dall'avere questa rendita, no? Questa cosa, si riesce anche a guadagnare, a avere dei guadagni. Devi capire quando è il momento giusto di uscire. Lo sai qual è il punto? È che è sbagliato proprio il concetto, perché Mobox o Hamster Combat, secondo me, se si cade nella trappola di pensare di farlo per guadagnare, un po' come ha detto anche Zombie, si è già perso. Cioè, il mondo cripto offre delle opportunità, Bitcoin in primis, come detto. Cioè, se Bitcoin torna a 8 milioni, vabbè, a quel punto vai su Bitcoin, non fare altro. Cioè,
è importante. Me lo ripeti da 10 anni e io ancora faccio errori, capito? Ancora faccio altro, perché l'idea di poter guadagnare giocando o facendo qualcosa che può essere divertente, che poi giochi, se li vai a vedere, sono delle cazzate mostruose. Io non capisco perché questi investono tutti questi soldi e non hanno ancora fatto un gioco che magari è divertente, che ne so, un Diablo che quando spacchi la cassa ti dà delle criptovalute, se sei fortunato becchi cioè fatto bene graficamente, che ti appassiona. Sono di una noia mortale, anche sto crescendo che devi stare lì con un coglione che poi non lo fa nessuno, no? Scillate pure i livelli visto che ci siete, cioè quanto guadagnate allora? Io so 2 milioni e 6. Io sì, 3 milioni e mezzo allora. Parliamo dei soldi nel gioco, eh? Non da soldi. Magari! Magari! Perché non arrivano giochi fatti bene, diciamo, che funzionano su blockchain? Perché finora in realtà non c'era la possibilità di farlo, tecnicamente. Cioè, ad oggi, se prendiamo Ethereum, ancora prima che arrivassero i vari layer 2 e lo facessero scalare meglio, ma tu non potevi pagare nei momenti di picco $20, $30, $40 a transazione. Nessun gioco può funzionare in questo modo, anche se ne racchiudi tante di operazioni insieme e fai solo una transazione. Prima o poi, però, questa blockchain la dovrai usare, se no che gioco su blockchain è? Qui infatti non stiamo parlando di un gioco su blockchain, per esempio, e se si integra poi comunque solamente nel passaggio di monete, vabbè, ancora ci sta, perché ton poi costa poco. Quindi se si scalano i layer, le blockchain, a partire da Ethereum, Solana, eccetera, c'è possibilità di fare qualcosa, ad esempio, oggettistica, no? E infatti un problema di The Sandbox con i suoi NFT è stato che quando era su Ethereum, sì, valevano tanto, ma anche darteli via era un problema, o scambiarteli, perché al momento del picco le transaction fee non erano accessibili per tutti. Cioè magari c'era il momento in cui dice sì, sarebbe anche il momento di vendere, ma mi costa $200 solamente la transazione e io ne faccio 300, che faccio? A quel punto lo tengo. Infatti si sono spostati su Polygon. Insomma, è un processo che guida sia l'esperienza dell'utente, sia la tecnologia. Ma stiamo andando avanti. È la nostra aspettativa che va troppo veloce. Ci aspettiamo che arriverà qualcosa di figo in poco tempo. In realtà, Diablo su blockchain oggi non lo puoi fare, neanche, cioè tecnicamente proprio non lo puoi fare. Né su Bitcoin, né su Ethereum. Forse lo puoi fare su qualche layer 3, ma oggi non voglio andare nel tecnico di queste cose qua. E quindi questo è il problema. Però la soluzione che comunque coinvolge, pian piano le persone si sta trovando. Tra l'altro un altro fenomeno che nomino al volo, visto che abbiamo nominato Solana, è stato vendere degli smartphone dedicati a Solana e all'ecosistema, che finché non i Saga, finché non li avessero legati alla distribuzione di Bonk, non se li comprava nessuno. Quando poi hanno detto, guardate che chi ha il Saga, avrete un NFT dentro, e quindi quel vostro wallet con quell'NFT riceverà in airdrop, prima Bonk e poi altri airdrop, il telefono è andato sold out, e non solo. È andato sold out pure la versione 2 che uscirà nel 2025. Quindi è una follia che comunque è insita nelle persone. Per me l'aspetto sociale è la cosa principale, cioè è il motivo per cui, Christian, le persone comprano il gratta e vinci. È lo stesso motivo. Voglio però far notare una cosa: stiamo sempre facendo il cherry picking, cioè stiamo prendendo il fenomeno che ha funzionato e ne arriveranno migliaia che non funzionano. Tu sai che c'è dietro questa cosa? No, non si sa chi c'è dietro, ma sicuramente niente, non si sa nulla. La mia idea è che abbiano contatti molto vicini comunque al mondo Telegram, cioè comunque non siano un team totalmente scollegato. Che ci sia proprio lui dietro, Mr. Telegram, perché tutti questi contatti io non, come hanno fatto? Quello che conta è poi effettivamente il numero utenza attiva, che appunto quei 150 milioni che hanno rotto qualche giorno fa. Ma siamo anche alla fine, torno un pizzico serio sull'analisi, siamo anche alla fine di questi cicli, di questi fenomeni. Siamo alla fine, se per qualcuno sembra all'inizio, è già arrivata la parte finale, perché c'è adesso l'inflazione massiva, adesso arriveranno tutte le meme che sono prima scoppiate su Solana, poi sono mosse su Base, adesso arriveranno tutte su Ton. Andare a trovare quella giusta è impossibile. Io sconsiglio altamente di comprare queste monete. Quando saranno possibili comprarle, non fatevi prendere dalla frenesia. Hanno 150 milioni, chissà quanti le compreranno, chissà dove arriverà. Questo è il primo errore. Questa è la prima trappola che pone questo settore. Infatti, questo nei commenti prima leggevo che qualcuno ha scritto arriverà subito, schizzerà quando la compri, e compratele prima perché poi dopo, al momento che... Ovviamente tutti si fanno i film, ma non è detto che andrà così. Ma diciamo che altro... nel momento in cui ti arriva questa notizia è già troppo... Sì, il fenomeno qual è? È esattamente il fenomeno della lotteria. Ragazzi, non ci siamo inventati niente di nuovo. È la lotteria. Quando il telegiornale, e quindi sto citando apposta una cosa che non, per cui non ho troppa stima, ti dice questa persona ha vinto al Super Enalotto tot milioni,
Ovviamente per te per vincere quei milioni è troppo tardi, quindi stesso fenomeno. Però attenzione, ti ha messo in testa che puoi vincere anche tu quei tot milioni. Certo. Alla prossima magari compri quella possibilità, non calcolando ovviamente la statistica, la probabilità, perché se tu avessi idea di quant'è la probabilità, non lo faresti mai, perché sai che al 99.9 periodico per cento tu stai buttando i soldi, a nessuno piace buttare i soldi, eppure lo si fa continuamente, sia con la lotteria che col gratta e vinci. Ma questa cosa è una cosa che va avanti dal Medioevo, cioè non è che se la sono inventata adesso, hanno inventato le lotterie già monarchi e re in passato per trovare un modo di collezionare più tasse quando ormai erano arrivati anche al massimo. E queste tipologie sfruttano la massa, questa tipologia di fenomeni, sfruttano ovviamente la massa, tanti commenti che hanno scritto sono, in realtà sono loro che stanno facendo il tap su di noi per guadagnare. È certo. Questa la realtà, ragazzi. Sì, sì.